Sindaco, torna la festa della pesca regina, come detto appunto al centro c'è la pesca, però poi tante altre. Sì, torna anche quest'anno la festa della pesca regina di Londa. È diciamo, una festa che vuole celebrare questo frutto così buono che dalle nostre parti cresce. E diciamo, sono tante le iniziative che facciamo per intrattenere i cittadini, ma essenzialmente per farli venire a comprare questo prodotto che è veramente delizioso. E ci sono tante commedie, spettacoli teatrali, spettacoli diciamo, di intrattenimento, e poi alla fine della manifestazione in riva al lago di Londa, che è stato riaperto in qualche modo, ci saranno anche il lancio delle lanterne, che saranno diverse centinaia di lanterne lanciate in aria, quindi uno spettacolo veramente suggestivo. Io invito davvero tutti i cittadini a venire a questa festa perché se lo merita, sia per il prodotto ma anche per la festa stessa. Capitolo lago, a che punto siamo? C'è stato un passaggio di consegne, diciamo, ora sarà il consorzio di bonifica a occuparsi del lago. Sì, sarà il consorzio di bonifica ad occuparsi del lago. E so che stanno facendo incontri con tutti gli enti che devono dare l'autorizzazione per fare i lavori, e la regione toscana, appena il consorzio presenterà un cronoprogramma, farà direttamente il passaggio dei finanziamenti dall'Unione dei Comuni al consorzio di bonifica, e noi faremo diciamo, un accordo di programma per dare a loro i lavori, che dovrebbero essere fatti abbastanza velocemente e penso entro la prossima estate.